progetto Donna Lucata nasce dalla regione di Sicilia, nella PAC e quindi nel PSR regionale, quello che recepisce la PAC comunitaria, sarebbe la politica agricola comune, ci sono vari bandi che promuovono anche le attività che differenziano quelle che è proprio l'attività agricola principale verso attività extra agricole. Questo è un progetto proprio che parte da questa idea, quella di cercare di fare conoscere maggiormente il territorio rurale ai cittadini del territorio rurale, perché ci sono molti cittadini che non conoscono la ruralità delle zone che hanno accanto, non conoscono i prodotti e la qualità dei prodotti che magari conoscono in altre regioni d'Italia e che non conoscono il proprio territorio. Quindi il Donna Lucata è un progetto che è stato finanziato dalla Regione Sicilia, la sottomisura alla 16.4, e riguarda nello specifico la promozione della filiera corta in modo tale da mettere tutti, sia il produttore che il consumatore finale, nella posizione di avere una migliore qualità dei prodotti, un maggiore controllo, un minor prezzo e un maggiore rientro in termini economici anche da parte del produttore stesso. Noi utilizziamo prodotti della filiera corta per appunto migliorare il sapore e anche la tecnica soprattutto. E, infatti oggi stiamo facendo una cooking class sui nostri prodotti e utilizziamo il prodotto come il ciliegino, come la melanzana, come i mirtilli locali e stiamo realizzando alcune ricette. Quale in particolare una ricetta che spicca su tutto? Vabbè, di sicuro è la scaccia ragusana, poi abbiamo realizzato una cheesecake e poi la caponata, abbiamo realizzato delle bruschette con il ciliegino, alcune verdure grigliate, delle polpette di melanzana, un couscous, tutto qua. Lei stamattina sta guidando questo gruppo di lavoro, come sta andando? Benissimo, mi sono bravissime, veramente, potrebbero aiutarmi in cucina al lavoro. Oggi siamo presenti io personalmente come vice sindaco, porto anche i saluti del sindaco Marino che è impegnato in un'altra manifestazione e siamo sempre presenti a portare avanti questo importante progetto di cooperazione delle nostre aziende locali per la promozione dei prodotti a chilometro zero. Molto importante che sul territorio del comune di Scicli siano stati finanziati dal PSR, quindi dall'Associazione dell'Agricoltura, questo progetto di promozione del territorio e dei prodotti. Soprattutto i nostri prodotti sono prodotti di eccellenza. Ringrazio gli organizzatori, in particolar modo la ditta capofila, quella dell'amico Paolo Ficini, che si presta a diffondere sul territorio con gli operatori settoriali, in questo caso i ristoratori, gli albergatori, le strutture ricettive, i nostri prodotti che sono eccellenti e vengono esportati in tutta Europa. È stata una bella esperienza per noi e siamo stati felici di ospitare questo progetto, anche perché è molto importante sia per quanto riguarda le strutture ricettive sia per quanto riguarda la ristorazione, presentare i prodotti nostrani e far sì che questa diventi anche una cultura per i turisti che vengono qui a trovarci. Noi come Confcommercio abbiamo accettato di buon grado l'invito degli organizzatori, diciamo, di questo evento finalizzato appunto alla promozione dei prodotti a chilometro zero, quindi per capirci il cosiddetto dal produttore al consumatore. Chiaramente noi qui come Confcommercio siamo in rappresentanza degli albergatori, in rappresentanza dei numerosi ristoratori, delle attività insomma di ricettive in genere, per cui riteniamo che i prodotti orticoli della nostra terra sono una risorsa fondamentale per far conoscere, per far vivere l'esperienza ai numerosi turisti che arrivano nel nostro territorio, per cui diventa opportuno fare conoscere appunto quelle che sono le eccellenze della nostra terra.